Cari amici di Mille Un'Avventura, come tutti i mesi Epic Games ci regala per il suo Unreal Engine 5 5 nuovi assets da utilizzare gratuitamente entro il mese, perché altrimenti, o meglio, scaricare, accaparrarsi entro il mese, perché altrimenti non saranno più gratuiti, costano dai 60 ai 180 €, quindi una spesa non indifferente. E non è il caso di utilizzarli subito, intanto potete metterli nella vostra bacheca di assets da utilizzare e poi utilizzarli in futuro, anche scaduto il mese di luglio. Ecco, questi assets sono di diversi tipi, adesso li vediamo assieme e poi dentro l'Unreal Engine 5 proveremo a scoprire come si comportano. Ecco, il primo asset è questo, uno scenario stilizzato con 5 diversi biomi. Per esempio, c'è questo bel bioma molto verde. È chiaro che questo non è realistico, ma è comunque interessante a seconda del gioco che volete realizzare. C'è anche questo terreno desertico, queste rocce, questo terreno invece un po' più fiabesco, altre rocce, un'oasi e altri scenari verdi. Quindi questo è già un primo asset che non mi entusiasma più di tanto, ma è comunque gratuito. Poi c'è questo Mega Magic VFX Bundle. Effetti magici con tutti questi motori particellari dell'Unreal Engine 5 che vengono sfruttati per creare questi scudi, questa pioggia di meteoriti o quello che è, effetti che circondano il mago che determina magari un incantesimo particolare. Questo è già più interessante visto che sfrutta il motore particellare dell'Unreal Engine. Molto interessante questa costa mediterranea che andremo a vedere tra poco in azione. Se passate in Liguria vedrete scenari di questo tipo, comunque lungo le coste del Mediterraneo, scenari di questo tipo li osservereste sicuramente. Chissà che effetto fa all'interno dell'Unreal Engine 5, lo scopriremo tra poco. Poi c'è questo World Director NPC che ora con multiplayer dice qua, c'è scritto da qualche parte che si possono avere centinaia di personaggi all'interno di una scena mantenendo i 120 frame per secondo. Bisognerebbe provarlo, ma non lo proverò adesso. E poi c'è questo Ultimate Character, sono personaggi, o meglio, azioni che i personaggi possono eseguire. E quindi vari tipi di blueprint per avere dei personaggi che si comportano con comportamenti di attacco, difesa, magia e altro. Potrebbe essere interessante vedere anche questo. Ed ecco in azione la macchia mediterranea nell'editor. Proviamo a eseguire, vediamo se mi sembra molto pesante per la mia scheda 2070. Bisognerebbe probabilmente per lavorare nell'editor averne una un po' più performante al giorno d'oggi, almeno una 4070 o anche più elevata, sarebbe preferibile. Ora tolgo la webcam perché vedo che sta soffrendo tantissimo e ora vediamo un po' come si comporta. Ecco, si muove un po' a scatti. E si sta ancora caricando, vedo, parte dello scenario, quindi attendiamo con fiducia. Ho sempre il problema di avere probabilmente dei settaggi per il mobile, perché vedo queste due, come si chiama, questi due pomelli a destra e a sinistra e mi dimentico sempre di eliminare
questa cosa che vedo. Allora ci stiamo muovendo all'interno di questa macchia mediterranea, vedete gli alberi, i pini marittimi, direi, i sassi, tutte queste texture del terreno. Mi sto muovendo lentamente perché il frame rate è basso, poi magari cerco di vedere quanto vale le montagne in lontananza. Ora mi alzerò un po' per vedere dov'è il fiume, perché avevo notato che c'era un fiume che si poteva osservare, dovrebbe essere laggiù in fondo. Quindi vedete dall'alto tutte le ombre di questi alberi e poi c'è anche il mare in fondo, tutti assets che potete procurarvi gratuitamente per questo mese di luglio. Vado verso il fiume che mi pare sia laggiù in fondo, mi muovo sempre molto lentamente, ma un po' l'idea del funzionamento di questo asset ve lo dà. Vedete anche le nubi procedurali in cielo, quindi non è uno skybox, ma sono nuvole che al passare del tempo si modificano. Ed ecco qui il laghetto che vedevo in lontananza. Siamo arrivati ed ecco qui il laghetto. Non ci sono delle grandi riflessioni, ma secondo me ho ancora delle impostazioni sbagliate. Devo assolutamente, lo uso poco, quindi devo assolutamente ricordarmi di sistemare. Poi qui c'è il ponticello. Siamo in mezzo alle frasche. Ecco qui il ponticello. E qui c'è una cascatella, non granché realistica, ma ci sono degli assets anche migliori. E poi ci possiamo spostare verso, finisce in questo laghetto, niente di più. E ora andiamo verso il mare, ma direi che un'idea ce la siamo fatta. Sono, mi pare, 3 giga e mezzo di materiali. C'è anche lo showcase che vi mostra tutti i pezzi con cui sono stati realizzati questi scenari, perché in effetti qua di alberi se ne vedono tanti, ma gli alberi veri e propri sono pochi e sono assemblati sul terreno in modo da sembrare tanti. E ci spostiamo verso il mare, andiamo a vedere la spiaggia lentamente. Ci vuole un po', davvero uno scenario molto ampio. E qui addirittura si sta lamentando. Ah, ma sta ancora, ecco perché sta ancora preparando gli shader. Siamo entrati in una zona in cui gli shader non erano ancora attivati, quindi mi fermo un attimo aspettando che siano completati. Anzi, è fatta. Quindi c'erano alcuni shader che sono stati completati adesso nel caricamento dell'editor. Seguiamo la stradina. Abbiamo un po' di problemi, altri shader che sta preparando, perché evidentemente la mia memoria video non aveva abbastanza spazio. E ora ecco che siamo arrivati. Sempre con molti scatti, dice aspettati delle performance molto basse perché la tua memoria video è stata esaurita. Ed ecco qui che siamo arrivati al mare. Possiamo girarci e vedere la costa con tutti i pini marittimi e la spiaggia. Vediamo adesso il secondo asset che sembrava interessante. Di nuovo tolgo la webcam così non avremo problemi durante l'esecuzione del dimostrativo. Allora, ho sentito un gran rumore. Pare che abbia a che fare con l'Unreal Engine 4. Stanno arrivando questi mostriciattoli preoccupanti muniti di torce. Ah, ecco, sì, ce l'ha proprio.
stanno lanciando dei candelotti, però non è proprio questo che avrei voluto. E non si potranno eliminare, no. Vediamo se si tirano i candelotti uno contro l'altro. Purtroppo non si danneggiano tra di loro. Comunque interessante come asset. Allora, dice VASD, iperinventario. Speriamo che abbiano smesso di lanciare candelotti. No, non hanno smesso di lanciare candelotti e io sto esplodendo. Passiamo un'altra parte del tutorial. A quanto pare qui si possono selezionare dei personaggi e per scegliere lo spazio. Va bene, proviamo a selezionare questo. Abbiamo preso questo personaggio, però non ho idea. Poi dice Enter per entrare nel livello. Ah, ecco, adesso è molto meglio perché riusciamo... Quindi un asset, direi, piuttosto completo. Vado a uccidere anche l'altro, così la smettono di farmi scoppiare addosso questi candelotti. C'è anche il fuoco secondario. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora andiamo a leggere quello che non siamo riusciti a leggere prima. Quindi, giocatore, si può usare il gamepad o la tastiera, fuoco primario, fuoco secondario, inventario. Ho anche delle bombe, a quanto pare. B per block, E per pick up, opzioni. Direi che va bene così. Allora andiamo a vedere cosa c'è scritto qua, checkpoint. Quindi c'è la possibilità di avere questi checkpoint. Poi cos'è? Boggy characters. Every time you press the button. Però non c'è il bottone, quindi non so come far spawnare i personaggi. Ah, vediamo. No, non è spawnato nulla. Ha un sasso nella sua mano. Ah, è quello lì, non lo vedevo. Temo di averne... Questi sassi fanno malissimo. Ah, ma perché forse... Devo aver finito i proiettili. Devo aver fatto spawnare diversi... Sarebbe interessante recuperare... Aia. Ce ne dovrebbe essere ancora uno invisibile. Ho finito i proiettili, adesso non so come liberarmi di questo qui. Comunque leggiamo gli altri. Quindi tutta una serie, questi lanciano bombe, questo lancia slime. Questo si può prendere? No. C'è sempre il personaggio che mi insegue. Quindi slime. Non so cosa sia successo.
Bene, sono contento di essere questo mostriciattolo. Quindi questi sono tutti i vari personaggi. Alcuni sono invisibili, non so perché. Chissà se ha a che fare. Eccoci. Chissà se ha a che fare col fatto che sembra tutto predisposto per la Unreal Engine 4 e noi invece. Ah, c'è altra roba qui. Vediamo che succede se salgo qua sopra. Posso cambiare personaggio? Oh, questo mi piace di più. Bravo. Allora, questo qui ha la possibilità di. Il personaggio è preso da Paragon, quindi è Quang. Attacchi dinamici, attacchi combo. Com'è che si fa la combo qui? Non lo so, poi ci sono i blocchi. Insomma, c'è un po' di tutto. E qua cosa c'è? Ci sono le bombe di Quang. Adesso noi facciamo una corsetta, vediamo cosa c'è di qua. Ah, un altro personaggio interessante. Che rumore. E questo è Narbash, sempre di Paragon. Quindi in pratica in questo asset ci sono tanti personaggi presi, sapete che Paragon era un gioco, credo Epic Games, che è diventato, anche i personaggi si possono adesso utilizzare liberamente. C'è anche Wright, vediamo un po' come si comporta. Bello. Devo aver lanciato. Ah, ho lanciato questa. Ecco. Qualche problemino ce l'ha, eh. Forse si sono caricate le varie texture. Andiamo a vedere gli ultimi. Qui c'è Twin Blast che abbiamo già provato prima. Ho già finito i proiettili. No, ce n'ho ancora. Bene, abbiamo visto un po' tutto, sembra interessante, bisognerà lavorarci un po'. Ah, adesso posso sparare al mio. Al mio avversario. Mi sa che mi ha eliminato. Bene, direi che abbiamo visto un po' di cosa si tratta. E ci sono questi assets gratuiti, quest'ultimo non è male, anche se ho visto qualche comportamento non tanto, che non funziona tanto bene, ma probabilmente sono piccoli aggiustamenti che bisogna fare. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video, in una prossima diretta. Ciao a tutti! Seduto al computer, con mille idee, sfido ogni avventura con la mia fedeltà. Mille e un'avventura, il canale che sa, tutorial di programmazione per la mia realtà. Voglio sviluppare videogiochi.